Abbiamo a Caldonazzo Viviane Lamarck. Una poetessa, scrittrice, eclettica. Eclettica è una parola che ti offende, no? No, va bene, perché alcuni non la gradiscono, eclettica. Ecco, e Viviane Lamarck ci ha fatto appunto questo regalo di venirci a trovare. Dopo un po' di tempo, ecco, che la cercavamo. Prego. Ecco, alla sua destra ci aiuterà nel dialogo e nell'esplorazione della sua vastissima produzione, che va dalla poesia più squisita a un sterminato catalogo per ragazzi e per bambini. Voi sapete che Viviane Lamarck è appunto eclettica, come vi ho detto prima. E Giuseppe Colangelo ci aiuterà appunto in questo dialogo. Ringrazio anche te, anche perché è stato Giuseppe proprio l'artefice di questo incontro e il gancio che appunto, come si suol dire, ci ha aiutati a regalarvi questo evento. Un incontro che si terrà anche in collaborazione con l'International Sor Optimist Club di Trento. Vedo qua la signora Luciana Grillo, benvenuta. E ringrazio appunto anche loro della loro presenza. Abbiamo anche l'accompagnamento musicale. Sì, ma adesso vedrai che risorse. No, ma lo dicevo come festa. L'eclettismo, sai. Una figura unica nel panorama letterario. Poetessa, traduttrice, ma anche prolifica e premiata autrice per bambini, come ho già detto. Nel 1981, con il suo primo libro, vince il premio Viareggio. Che dire in pochi secondi della sua opera? Il fatto è che leggendola viene la sensazione di sentirla un po' più simile a noi. Si ha l'impressione di aver già letto da qualche parte quelle righe. È strano. E ci si sente stranamente spossati, come sopraffatti da un incantato stupore. Buon incontro. Grazie mille, grazie. Buongiorno a tutti. Viviane Lamarck è una delle voci più inconfondibili e sicure dell'attuale panorama letterario italiano. Ha pubblicato opere poetiche che sono state accolte da consensi critici autorevoli, Giovanni Raboni, Vittorio Sereni, Giovanni Giudici, e le hanno fatto vincere numerosi premi, tra i quali, per citare solo i più importanti, il Viareggio Opera Prima nel 1981, il Montale nel 1993, il Pen Club nel 96, l'Elsa Morand nel 2005, il Cardarelli Tarquinia nel 2006 e ultimo, ma non in ordine di importanza, il Bagutta. Questo è il più recente. E inoltre è autrice di una quarantina di libri di fiabe, anche questi vincitori di premi prestigiosi come il Rodari nel 97 e l'Andersen nel 2000, che hanno contribuito a farla conoscere a un pubblico sempre più ampio e variegato. Una carriera segnata dal successo, che lei, con la fine ironia e l'understatement che la distinguono da sempre, ha rappresentato così. Sono una poetina media, normale, due righe e mezzo sulla garzantina universale. C'è da dire che però sulla garzantina specifica della letteratura le righe sono quasi 12, per essere precisi. Sono cresciute. E spero che continuino a crescere. E nel 2002 è uscito il libro che raccoglie la sua produzione a partire dal 72, si intitola Poesie 1972-2002, un Oscar Mondadori. Bene, uscito in ottobre, questo libro in poche settimane ha visto esaurita la prima tiratura di quasi 8.000 copie. Ora, guardate che questo numero per la poesia non è affatto consueto, bisogna ben essere consapevoli che anche poeti famosi, se arrivano a vendere 2.000-2.500 copie, è già un risultato.
lo dicevano non tanto i latini, perché questa è una cosa medievale, che carmina non tant panem, cioè con la poesia non si mangia di sicuro, non tant panem, io aggiungo figurati il companatico, quindi non c'è nessuna possibilità. Però, come dire, la poesia è un dono, e quando viene coltivata a questi livelli è un dono non solo per sé ma anche per gli altri. Dicevo di critici importanti che si sono occupati spontaneamente senza nessuna pressione delle sue opere, e voglio ricordare come dire, due critici, uno della generazione più vecchia, uno dei primi, lo scopritore Giovanni Raboni, e uno giovanissimo più recente. Pubblicando sulla rivista Paragone nel 72 un primo gruppo di versi, 8 poesie di Vivian Lamarck, Raboni scrisse: questi suoi versi, altri di lei che ho avuto modo di leggere, mi sembrano decisamente fuori dell'ordinario per la precisione, insieme cauta e rabbiosa, dei sentimenti, e più ancora per una trasparenza, una lievità linguistica che anche nello stesso tempo senso concreto, pesante, addirittura doloroso della parola comune. Si potrebbero fare dei nomi, ma di assolutamente suo è abbastanza raro la Lamarck, questa grazia, questa ingenuità di scrivere poesie come se si trattasse di compiere un gesto che non ha nulla a che fare con la letteratura. Bene, questo giudizio è puntuale, precisissimo, ed è rimasto pressoché definitivo, tant'è che viene citato da tutti. Vittorio Sereni allora parlò di intelligenza del cuore. Ecco, la poesia di Vivian Lamarck fa emergere, questo significa in buona sostanza il giudizio di Raboni, subito una... Posso dire una... Scusi, sì, ti interrompo a proposito, sì, di questo, perché poi la memoria dei settantenni sparisce tutto quello che avevo in mente. Tu hai detto l'intelligenza del cuore, c'è un verso bellissimo di Emily Dickinson che dice: la capitale della mente è il cuore. Sì. Grazie, scusa l'interruzione. Sì, sì. Ecco, la sua poesia fa emergere subito una voce autonoma, estranea per esempio al lirismo quintessenziato degli ermetici che allora dominava, ma anche alle sperimentazioni, se volete, alle acrobazie linguistiche della neoavanguardia. Cioè Vivian Lamarck si sente assolutamente al di fuori di questo contesto e segue fin da subito una strada autonoma e personale. Un critico dell'ultima generazione, ecco, per citare, che è Daniele Piccini, dice che la forza e l'invenzione di Lamarck sta nell'attrito tra una forma leggera e cantabile e un contenuto sentimentale affilato e doloroso. Anche questo è preciso, eccetera. Io mi permetto di aggiungere che una delle qualità più spiccate di Vivian è quella di saper cogliere con rapide e lampeggianti intuizioni i dettagli delle cose e di offrirceli trasparenti in immagini emozionanti e coinvolgenti. Sicché mi pare giusto ripetere per lei un'osservazione che fece su Emily Dickinson, per citare uno dei suoi punti di riferimento alti, ciò che disse Henry Wells in un libro intitolato Introduzione a Emily Dickinson, uscito nel 47, e cioè: la vita e l'opera di Emily Dickinson rivelano una mente straordinariamente incline a cogliere il particolare e risalire all'universale. Ecco, questo, la poesia di Vivian Lamarck si nutre anche di dettagli, ma questi dettagli vengono subito proiettati in un ambito assolutamente universale. Ecco, dopo questa breve presentazione, io adesso comincerei a interrogare Vivian Lamarck. Non a caso, lo vedete, è un lapsus, quando uno è insegnato per 36 anni continua a usare il termine interrogare, sono delle banalissime domande. Intanto grazie delle cose che hai detto, grazie, anzi facciamo un applauso, grazie mille.
mi ha sempre capito, giriamo l'Italia un po'. Sì. Allora, parliamo di vita, e Vivian Lamarque ci tiene da sempre a sottolineare che è nata a Tesero, in provincia di Trento. E mi ricordo che in un corso aggiornamento che ho fatto sulla sua poesia ci ha tenuto a far mettere sotto, tra parentesi, poetessa trentina e milanese, quindi continua a insistere su queste sue origini trentine. Trentese sono, trentino-milanese, trentese. Sì, sì, sì. E allora, io partirei per parlare di vita proprio da Tesero, perché Tesero ritorna anche nella prima raccolta ufficiale, che è appunto Teresino. Se voi provate a fare l'anagramma, è Teserino, c'è anche questo dentro il titolo di quella raccolta. È un anagramma col diminutivo. Sì. Quindi, cioè, ma non mi ero accorta quando sì. Me l'hanno fatto notare, mi hanno detto, sì. Ma lei ha usato come titolo del suo primo libro l'anagramma del suo sì. paese natale. E ma adesso sono molto affezionata anche a Cavalese, perché in realtà a Tesero sono nata, perché non c'era la maternità a Cavalese allora. Allora, adesso credo che sia più piccola Tesero rispetto a Cavalese. Certo. Invece allora la maternità era a Cavalese, a Tesero. Però i primi 9 mesi della mia vita li ho vissuti a Cavalese. E ci tengo, perché 9 mesi è quasi un anno, non è un neonato. Un bambino di nove mesi, se ne avete incontrato qualcuno recentemente, non è un neonato. È più un bambino adulto. Certo. E allora su Tesero torneremo. Perché poi, come dire, ha dedicato a Tesero un suo libro intitolato Poesie di ghiaccio, e la dedica in epigrafe, dice alla neve di Tesero dove sono nata, questa è la dedica. Ah sì, alla neve di Tesero, anzi siccome fa caldo, però qui no, qui si sta bene. Noi siamo in montagna rispetto a voi, no, noi due qui siamo in montagna rispetto a loro, c'è un'aria fresca. E in questo libro, Poesie di ghiaccio, che ho fatto con Einaudi qualche anno fa, sì, come hai detto tu, la dedica è alla neve di Tesero dove sono nata. Volevo leggermene 2 o 3 per rinfrescarvi. Abbiamo scelto così perché l'ora, come dire, è calda e allora vale la pena iniziare con le poesie di ghiaccio. Dunque, a occhi di ghiaccio e di ghiaccio le mani, ha un cuore freddo, freddo gelato. La neve è un bambino che non si è mai svegliato. Ho qui una tesista mia importante che sta facendo un lavoro su di me. E questa, nessuna coperta, nessuna del mondo sa ricoprire come fa lei. La neve è la mamma che vorrei. Poi parlo di... Fa finta il mondo di essere buono, fa finta il mondo di essere bianco. Guardate, anche il cuore si è imbiancato, quasi non batte, si è addormentato. Fa così freddo, dov'è un camino? Dov'è un fuoco? Dov'è la vita? Era qui adesso, dove è finita? Ecco un camino, perché è spento? Era così acceso, sarà stato il vento? Era così acceso, sarà stato il vento? E poi elenco una serie di fidanzati. È l'agrifoglio il mio fidanzato. Ha foglie verdi meravigliose, ma quando punge con le sue spine, la neve bianca, la neve sangue, diventa rossa come un sangue. Aspetti, c'è un altro fidanzato più avanti. Grazie, c'è ancora 2 o 3 fidanzati. Grazie.
aspetta che devo cercare di qua. Fidanzati 12, 34, 62. Ne ho così tanti che li dimentico. Il mio fidanzato è un lupo nero, è il re del buio, ha occhi di fuoco. Quando dal cielo scenderà la neve, ci guarderemo, ci sposeremo. E quest'altro, c'ho un harem di... Il mio fidanzato è il cielo stellato, io gli parlo, lui mi parla, io lo guardo, lui mi guarda. C'è anche il petti rosso, insomma, c'è una tanta. Ecco, non è solo questo libro più importante dedicato alla neve. La neve è un motivo come dire, molto ricorrente nei testi di Vivian Lamarck, e oltre alle poesie di ghiaccio ha pubblicato nel 2011 un libretto intitolato Neve, neve, dove sei? Perché dovete sapere che quando arriva l'inverno Vivian aspetta la neve, e se non cade se la procura in casa con una bomboletta spray per imitare i fiocchi che cadono. È legata proprio... Regredisco. È legata proprio alle atmosfere di Tesero, dei presepi, della neve, e se non viene la neve lei continua a sollecitarla. Ma io vorrei chiudere questo capitoletto citando un colloquio che hai avuto alla fine di un libro di poesie in dialetto milanese, dovremmo chiederle di cimentarsi anche con il dialetto di Tesero, di Cavalese. Il libro si intitola La Gentilessa ed è uscito nel 2009. A un certo punto lei dice che vorrei eliminare i graffiti da Milano. Sarebbero così quieti e belli i colori delle case di Milano, e vorrei ricoprire di rampicanti tutte le case brutte della periferia. In 4 e 48 diventerebbero meravigliose. Vorrei soprattutto che la neve di un tempo tornasse a posarsi su tutto e su tutti, una neve imbianchina, una neve risanatrice, una neve come quella di Joyce in The Deed. Quindi questa è la neve risanatrice, capace di togliere tutte le brutture. Dalle poesie di ghiaccio torniamo alla vita. Nel 92 l'editore EO di Roma, tanto per intenderci, lo stesso editore di Elena Ferrante, tanto per fare un nome molto conosciuto, per la cura di Cesare Pianciola, volle fare un libro in cui si andava a chiedere agli scrittori quali erano state le letture determinanti degli anni giovanili, e Vivian Lamarck scelse di parlare di Senza famiglia di Malot, e dopo aver citato l'intero incipit, quasi una paginetta di Senza famiglia, aggiunse in quell'occasione: Malot, definito narratore fine Ottocento di patetiche vicende di orfani, ha avuto una parte piccola nella storia della letteratura, media nella storia della letteratura per l'infanzia, gigantesca nella storia della mia vita. Ecco, ti chiedo di spiegarci perché ha avuto questo ruolo gigantesco nella tua vita. Grazie di questa bella domanda che tra l'altro ricollega al vostro manifesto. Le nostre vite sono fatte di storie, un peccato non raccontarle. Molto, molto bello, non so chi l'abbia inventato questa. Cercherò di essere brevissima. Questo libro Senza famiglia, solo gli settantenni come me, gli ottantenni lo ricordano, o forse anche altri perché poi ne hanno tratto alla televisione, Remy, delle fiabe, eccetera. Semplicemente leggendo questo libro, il protagonista Remy
a un certo punto scopre di non essere, che la mamma che viveva con lui, mamma Barberin mi pare, non era la sua vera mamma, lo scopre a 10 anni, io avevo 10 anni, leggendo queste parole e più tardi leggendone altre, le belle fasce hanno, hanno mentito, le belle fasce hanno detto il vero, eccetera. Io ho come aperto gli occhi su un dubbio che probabilmente già lavorava dentro di me, ho messo a fuoco, mi sono messa per casa a cercare come un ladro, a cercare dappertutto, e ho trovato dei documenti in cui la mia madre naturale rinunciava a me, altri documenti, insomma ho capito che vivevo con una mamma adottiva. Un tempo i bambini non erano preparati, non, oggi ai bambini dicono, scusate tremo un po', mi emoziono un po', oggi ai bambini dicono per fortuna subito fin da piccoli ci sono due mamme, la tua mamma, la mamma di pancia e la mamma di cuore, la tua mamma di pancia non ha potuto, poverina, tenerti, ti tengo io che sono la tua mamma di cuore. Con queste semplicissime parole che anche un bambino di 2 anni, di 1 anno può capire, hanno fatto subito chiarezza. Noi invece lo scoprivamo sempre male, sì. E a 18 anni quando andava bene, richiedendo pure il certificato di estratto di nascita eccetera, ma maggior parte delle volte lo scoprivi prima, casualmente, malissimo, e così è stato. Adesso non mi ricordo più perché ho detto tutto questo, no, perché... Quindi leggendo questo libro ho fatto mi sono letta praticamente la mia storia, che ho cercato di raccontare anche in poesia. Spesso l'autore parte dal privato, per fortuna non sono la sola, sennò mi sentirei in colpa, però questo privato riesce a diventare vostro, altrimenti resterebbe un diario personale. A 10 anni, quando ho fatto questa scoperta, non avendo il coraggio di dirlo a mia madre, che ora lo sapevo, lei non aveva il coraggio di dire a me che non lo ero io e viceversa, questo segreto, diciamo, tenuto dentro, mi ha portato, ho iniziato a scrivere le prime poesie, mettere sulla carta quello che è un trucco che abbiamo noi poeti, quando qualcosa fa male, pesa, quando pesa come un macigno, prendiamo un foglio di carta, una matita o un computer, adesso scrivo addirittura sugli smartphone, tutto uso, sia, perché chiedono sempre ma cosa preferisce, scrivere qui o là, come se dovesse essere un o, invece è un e, si scrive dappertutto, con tutto, sulla sabbia, sugli smartphone, dappertutto. E quando noi qualcosa non va bene scriviamo e ci sentiamo un pochino più leggeri. Adesso ti chiedo allora di leggere da Teresino, siamo a pagina 5 dell'Oscar, le prime 3 poesie, perché Vivian ha diversi nomi oltre che cognomi, e poi si è scelta questo bellissimo nom de plume, Vivian Lamarck. No, Lamarck era mio marito, sì, certo. Vivo comunque, vivo. E sono ladra di cognomi, come tanti, sto facendo un elenco degli scrittori, per esempio Rosetta Loi aveva sposato il fratello di Nanni Loi. E un giorno parlavamo e dicevamo, e io le ho chiesto, ma come ti chiami veramente? E lei mi dice, Provera. E ho detto, anch'io Provera. Avevamo io ho Provera Pellegrinelli, Comba, Mosna tra parentesi, eccetera. Quindi, ma cosa stavo dicendo? Provera era il cognome del tuo papà adottivo. Sì, io ho visto, è morto. Io ho visto una foto straordinaria, bellissima, in un'intervista apparsa sull'Espresso anni fa, e siccome Vivian tendeva a nascondersi, giustamente l'Espresso va intitolato questa intervista Scusate se vi do un'intervista. Il titolo. E lì c'è
c'era, lì c'era, c'era la foto del papà Dante Provera, un gigante campione italiano di lancio del peso, con lei bambina di 2 o 3 anni. No, di sollevamento pesi. Ah, sollevamento sì. pesi, sollevamento pesi. Bene. E papà adottivo. Papà adottivo, al quale lei era attaccatissima, e vi dico, c'è una somiglianza strabiliante tra lei e il papà. Glielo dico qui ora, perché spesso i figli adottati assomigliano ai genitori. Allora, leggiamo. Allora, infatti questa è intitolata Aprile dal bel nome. Aprile dal bel nome, quando sono nata io stessa con nomi curiosi di bei significati, per dire che ero pratolina e questo e quest'altro, e che dovevo vivere da una parte o dall'altra, per dire donata o donanda. Insomma, sono nata ad aprile in montagna, e ve la spiego perché. Il mio primo nome è Vivian, e mia madre disse: nessuno voleva che tu nascessi, e invece Vivian vuol dire vivere. E il secondo nome, Daisy, vuol dire pratolina. Io sono nata in aprile, con tutte le pratoline da tutte le parti, e io sto qui guardando delle margherite, ma dentro una lampadina meravigliosa, non si può staccare. Sì. Aiuto, ho staccato la lampadina, si è rotta, scusate, mi rimborserò. No, ma non ho mai visto un fiore dentro una lampadina, adesso li metterò anch'io. No, era per dire sono le pratoline, ma già la seconda volta che allago una. E Donata, il terzo nome Donata si presta delle ironie, perché lei mi dice: mi sei stata donata. Subito da un po' 9 mesi mi doni, allora io ho detto: donata o donanda? Beh, e poi a 9 mesi la frattura, la sostituzione, il cambio di madre. Oggi ogni volto, ogni affetto le sembrano copie, cerca l'originale in ogni cassetto affannosamente. Valdesina, trascinata per una mano giù fino a Milano, appena finito Natale, zitta guardava attorno il nuovo presepe, la nuova mamma. Grazie. Ecco il miracolo. Dopo cambiamo argomento, perché altrimenti. Ecco il miracolo della poesia di Vivian. Vedete come questo contenuto doloroso è detto con un linguaggio assolutamente semplice. Sono stati fatti i nomi qui di alcuni suoi punti di riferimento, che vanno da Santropenna. Ecco, Santropenna aveva vinto il Bagutta 40 anni fa, e guarda la coincidenza. Alla stessa età mia, dopo 4 giorni è morto. Allora io, quando mi è andato il Bagutta, sei andata giorni con un cornino napoletano o no? Potevi dirmelo. E Saba e Caproni sono anche qui, niente di epigonale, cioè ci sono dei semplici riferimenti per dire che Vivian ha scelto una strada sua, che è quella della comunicabilità e della comunicazione. Questo non significa che la sua poesia sia facile, perché io vedo che qualche critico tende a dire che si tratta di poesia facile. Non lo è. Per fortuna pochi. Ecco, non lo è, basterebbe, come dire, leggere Calvino, che dice, il saggio di Italo, sì, Calvino, la difficile facilità. Sì. Sulla difficile facilità, se ci sono degli insegnanti tra voi sapranno bene com'è difficile ottenere dai ragazzi, dagli studenti, anche solo un tema chiaro, lineare, sì, non contorto. Non vedo tante teste che dicono sì, sì. Volevo leggere il primo mio amore, ecco, proprio per rispondere a questo. Questa è forse la più elementare di tutte le mie poesie, tant'è vero che l'hanno usata a Milano, l'hanno messa anche sui muri, il comune, quando voleva avvicinare i milanesi alla poesia, sì, hanno scelto 4-5 poeti e di ognuno una poesia chiara. Hanno messo questa, che è una poesia autobiografica di un mio primo amore, quando avevo 10-11 anni.
il primo mio amore, però vedrete, in base, vedrete come invece non è così come sembra. Il primo mio amore, il primo mio amore erano due, perché lui aveva un gemello e io amavo anche quello. Il primo mio amore erano due uguali, ma uno più allegro dell'altro e l'altro più serio a guardarmi vicina al fratello. Alla finestra di sera stavo sempre con quello, ma il primo mio amore erano due, lui e suo fratello gemello. Allora, questa, grazie. Sembra ieri, me lo ricordo, questa di questo gemellino.